Buongiorno ragazzi, rieccoci qua con Satisfactory. L'abbiamo presentato 2 giorni fa sul canale, un gioco per PC, lo trovate su Steam, perché mi è piaciuto molto. Di cosa si tratta? Noi siamo catapultati su un pianeta, dobbiamo cercare le risorse, andare in giro, trovare i materiali, costruire, creare. Interagire con la flora e la fauna, guardate che spettacolo, ragazzi. Questo è un pianeta. Guarda, guarda, guardate, ragazzi, che cos'è quello? Un aliante che vola. Madonna, ragazzi. È uno spettacolo. Un pianeta praticamente con flora e fauna. Non ci sono esseri senzienti da quello che. Cioè, umani, insomma, non. Martiani, insomma, non c'è nulla del genere. Noi siamo qua. Cos'è? Rumori strani che ogni tanto saltano fuori, animali che arrivano all'improvviso. Va bene, dove stava facendo, ragazzi? Noi siamo qua giusto per creare, per costruire, per fare una base automatizzata che produca tutto quello che ci serve. Al momento dobbiamo costruire qualcosa, sì. Allora, obiettivo orientamento 7, completa il miglioramento Hub 3. La struttura di produzione, come la fonderia, funzioneranno solamente se sono collocate a una fonte di energia. Va bene, il generatore a biomassa nell'hub produce energia consumando biomassa come legname e foglie. Consigli? Tieni premuto V per mostrare il generatore di risorse. Premi F per entrare in modalità smantellamento. Le strutture possono essere smantellate senza perdere risorse. Ok, raga, allora, dovevamo, se non sbaglio, costruire il laboratorio. Lo possiamo fare da qualche parte. Non mi ricordo come si fa il laboratorio. E vediamo se mi ricordo qualcosa. Non mi ricordo più niente. Ora, per costruire, allora, vediamo un po'. Le lettere sono tutte lì in basso. Q. Per costruire la lettera Q. Il banco del lavoro ce l'abbiamo già. Ah, dobbiamo fare un'officina, raga. Dobbiamo costruire un'officina. Ancora non l'abbiamo costruita. Quindi vediamo un po' dove possiamo mettere l'officina. Cerchiamo una posizione abbastanza consona. Vediamo, Noi siamo esattamente. Devo imparare un po' a muovermi perché diventa abbastanza. La possiamo mettere qua. Posso girarla? Come si gira? Allora, per girare l'officina, con la rotellina la posso girare grande e la mettiamo praticamente, vediamo un attimino, cioè vado indietro un po' io con i miei passi, vediamo, perfetto. La piazziamo qua. Ok, costruita, usciamo da Q in modalità costruzione e andiamo un attimino in officina e vediamo cosa c'è da fare. Ah, eccoci qua. Questa è la nostra officina, possiamo costruire la trivella, per in maniera di poter estrarre il ferro senza bisogno tutte le volte di andarlo a prendere. Quindi, lettera E, vediamo, interagiamo. Trivella portatile, cosa serve? Servono un po' di materiali, oh, poca roba, abbiamo tutto, credo. Quindi ne fabbrichiamo una? Posso farne solo una? L'ho costruita? Sapete che non vedo se l'ho costruita? Dove me l'ha messa? Oh sì, una, probabilmente una. Possiamo fare due? Va bene. Abbiamo fatto 2 trivelle, vediamo se sono esattamente nel nostro inventario o che cose. Quindi usciamo un attimino da questa posizione, così. L'inventario l'abbiamo col tab. La trivella, ragazzi, non so dove ce l'abbiamo. Dove l'ha messo la trivella? Vediamo un attimino di muoverci un pochino in maniera. Ordina, abbiamo tutto qua. La trivella non l'ho costruita, probabilmente. Forse ho fatto una cavolata. Non ho fatto la trivella. Ci riproviamo. Abbiamo sempre il nostro materiale. Esatto.
Livella portatile, ne posso fare 5 esattamente. Se non zapper ci manca il materiale, ci manca della roba, ovviamente. Però per la trivella abbiamo tutto, quindi possiamo andare a farla. Per 10, ingresso e uscita, ordina. E la facciamo. Ah, ok, perfetto. Adesso abbiamo fatto una trivella, ne facciamo un'altra. Ok. Due trivelle, questa volta le abbiamo fatte le trivelle, quindi possiamo tranquillamente uscire da qua. Dovremmo avere la trivella con noi, esatto. E potremo andare a piazzarle adesso da qualche parte. Vediamo se riusciamo a piazzare le trivelle dove vogliamo noi per raccattare il ferro. Ok, ragazzi, eccoci qua. Per iniziare, estrarre, come si fa a mettere una trivella qua? Vediamo se riusciamo dall'inventario a prendere una trivella. Slot, equipaggiamento. Allora, il generatore di massa, la trivella come la mettiamo? Tasto rapido, la trivella è là. Tutti gli oggetti. Se io la prendo e la metto, dove la mettiamo? Non posso metterla da nessuna parte. È qua e rimane qua. Posso fare così e spostarla con questo. Ok, a questo punto posso provare a metterla qui da qualche parte. Ok. Vediamo se ci funziona. Se la metto qua, andiamo a mettere l'altra. L'altra la mettiamo là. Ok, vediamo come funziona. Però sto già lavorando. Adesso non so esattamente come funziona. Per aprire la trivella portatile, vediamo. Ah, sta raccogliendo, molto bene, raccoglie tutto il ferro, perfetto. Le trivelle sono al lavoro. Adesso andiamo un attimino a vedere cosa ci può essere. Possiamo prendere un po' tutto quello che vogliamo, intanto che siamo qua, ragazzi, svuotiamole perché non so quanto contengono le trivelle. Quindi raccogli la trivella, prendi tutto. Ok, perfetto, ha preso tutto, molto bene. Andiamo dall'altra parte a prendere l'altra trivella, ovviamente, andiamo avanti. Eccoci qua, lettera E per entrare dentro. Prendi tutto, prendiamo tutto. Si può anche raccogliere la trivella, eventualmente, vai così, perfetto. Abbiamo tutto il nostro materiale qua. Adesso andiamo a preparare, a usarlo, cioè a farci tutti i lingotti di ferro, perché ovviamente... Ovviamente ci servono i lingotti per lavorare e siamo qua, perfetto. Facciamo quindi così, lettera E. Allora, quanti lingotti ci vengono? 38. Possiamo fare così e lui fa i lingotti. Ce li fa in automatico, che poi i lingotti ci serviranno sicuramente per qualcosa. Perfetto. Lui li fa, bisogna aspettare che li faccia, non possiamo andarcene via perché ovviamente se io me ne vado via... Non ne fa più, però sta scendendo in fretta, quindi credo che tra 2 secondi, ragazzi, sarà finito il discorso. Ok, l'ultimo è andato, perfetto. Usciamo da qua. Andiamo un attimino nel nostro inventario perché voglio mettermi di nuovo in mano lo set. Cos'è quell'animale là? Oddio, sta avvicinando. Mettiamo lo Xeno Zapper qua, perfetto. Quello è quello di prima, è un animale strano, testa piccolissima, corpo gigantesco, ma enorme, enorme ragazzi. Vediamo di mettere qualcosa via, cosa abbiamo nell'inventario in questo momento? Diamo un'occhiatina, abbiamo, va bene. Abbiamo barre di ferro, abbiamo piastre di ferro e un sacco di lingotti. Cosa bisogna fare a questo punto, ragazzi?
Le strutture miglioramento up 3. Andiamo a vedere il miglioramento dell'up 3, che cosa ci vuole far fare. Vediamo. Miglioramento up 3. Cosa serve? Ah, serve questo filo qua. Dobbiamo fare un po' di filo. 20 di questi, 20 di questi. Mi sa che non ce li abbiamo. Cosa sono? Piastre di ferro 20. Faccio così, apro le cose, gliele posso mettere? No. Seleziono obiettivo. Ok, bisogna fare allora 7 barre e 14 piastre. 7 barre e 14 piastre, quindi torniamo qui dietro. Bisogna fare un casino, ragazzi, bisogna fare tante di quella roba qua che non immaginate. Allora, abbiamo detto 14 piastre e 7 di queste qua. Ok, quindi barre ne facciamo 7. Una volta che è arrivata a 20, dovremmo essere a po'. Basta, fermiamoci. E 20 anche di queste, vediamo. Ok, a questo punto abbiamo il materiale. Questo, bisogna fare il filo. Il filo come si fa? Il filo si fa con... Ok, come si fa il filo? Lingotto di rame, ragazzi. Ci vuole il lingotto di rame. Ci vuole il rame, ragazzi. Dobbiamo cercare del rame. Allora, a questo punto, intanto facciamo così. Prendiamoci tutta la roba che c'è qua, facciamo così, usciamo da qua, andiamo a prendere tutto il ferro che ci sta prendendo fuori là e poi cerchiamo del rame. Ci vuole assolutamente del rame, facciamo così, prendiamo tutto quanto abbiamo qua. Ne ha fatti 81, direi che prendiamo tutto, andiamo in quell'altro. Bisogna sempre uscire, ovviamente forse con il tasto sinistro riesco a uscire. No, devo proprio fare il tal, è così. Ok, andiamo dall'altra parte, dov'è? Perfetto. E quanti sono questi qua? Anche qua ce ne sono tantissimi. Riprendiamo tutti. Perfetto. Ah, 100, ogni slot ne contiene 100 e ci va più che bene. A questo punto, torniamo nel nostro avamposto qua. Cosa facciamo? Facciamo subito, ne mettiamo da fare qualcun altro, perché ci può sempre essere utile. I lingotti quanti ne abbiamo? Non abbiamo tantissimi di lingotti, abbiamo solo 5, quindi facciamo subito dei lingotti e poi penseremo ad andare a cercare il rame da qualche parte. Il rame è importante. Ragazzi, in descrizione trovate il link, c'è solamente un episodio, questo è il secondo, quindi non è che abbiamo fatto tanti episodi. In descrizione trovate il link a Telegram, dove io ovviamente ho un gruppo, un canale, si può interagire. Nel gruppo scrivete quello che volete, domande, risposte, ci aiutiamo a vicenda su questo gioco, ma anche su tutti gli altri che sono a disposizione, che facciamo, quindi non è un problema. E poi mi raccomando, la sezione canali, dove ho i miei amici youtuber, tutti bravi, simpatici, in gamba, bravi a giocare anche, che vi invito ad andare a trovare, perché ovviamente ne vale la pena. Poi siete voi a decidere se seguirli o non seguirli in base a quello che portano, in base ai vostri gusti, ragazzi. Abbiamo fatto un bel po' di roba qua, abbiamo fatto praticamente da 70 lingotti, però è meglio farne ancora un po', è solo che si bisogna trovare il modo per automatizzare le cose, ovviamente, perché non posso stare qua io a fare tutto il lavoro sporco. Quindi usciamo da qua e vediamo cosa si può andare a fare qua nel laboratorio. Questo è che non mi ricordo più. Allora, vediamo, qua si può fare. Vabbè, lo xenozapper ce l'abbiamo, la trivella l'abbiamo fatta, lo xenozapper ce l'abbiamo, perché devo fare un altro? Che cosa ci serve? Non serve assolutamente niente. Facciamo a questo punto due trivelle. Cosa servono per le trivelle? Ah, ok, un po' di quella roba lì, va bene. Facciamo due trivelle, una, due, basta, basta trivelle, torniamo dall'altra parte, possiamo mettere giù un po' di roba, credo. E qui dove c'è? Qui abbiamo niente da fare, no? Qui abbiamo solamente interagire con l'officina,
Andiamo di qua, abbiamo la nostra cassettina, possiamo mettere via qualcosa eventualmente per non portarci tutto in giro, però prima facciamo un pochino di questo materiale qua, sia di piastre e non solo, ma anche di barre. Piastre ne facciamo un tot, vai. Facciamo un po' di piastre. Ok, facciamo un po' di barre adesso, perché anche le barre ci possono servire, non ne abbiamo tantissime, quindi facciamo anche un po' di barre. E le teniamo qua. Adesso però andiamo a cercare il rame, quindi facciamo così, usciamo da qua, impugniamo il nostro rame, se non sbaglio bisogna fare con la lettera V, è così, eh. Non era la V, sì, era la lettera V, vediamo, eh. Allora, vediamo un po' che si indica, eh. E cos'è? Però non so cosa ci sia con la lettera E. N 22 metri, va bene, 380. Non sappiamo se c'è. Allora, vediamo di qua se c'è qualcosa, eh. A che distanza? 244 metri, andiamo di qua, vediamo cosa c'è dalla parte di qua, non lo so, si può raccogliere qualcosa? Sì, certo, con la lettera E raccogliamo erbacce, tutto quello che troviamo, eh. Vediamo. Di qua, allora, 197 metri, andiamo a vedere, ragazzi. Sono so esattamente, sono un sacco di animali qua, eh. Per raccogliere l'erba, raccogliamo l'erba, andiamo di qua, non credo che ci faremo male, no, non è molto perfetto. Ok, questo cos'è? Minerale di ferro, anche questo, quindi non ce ne può fregare di meno. Non mi interessa il ferro, andiamo avanti. Cos'è quel coso là per... Cos'è? Cos'è da che corso, ragazzi? Avete visto? È un es qualcosa, è corso velocissimo. Va bene, facciamo così, vediamo se c'è qualcosa qui in giro da andare a trovare. Ah, ci indica anche gli animali, ci indica tutto. Perfetto. Là cosa c'è? Devo capire come si fa. È troppo lontani, è questo. In là c'è qualcosa, però sono lontanissimi, eh. Centotrenta metri, ma non sappiamo cosa sia, però, eh. Stiamo attenti perché non sappiamo esattamente cosa abbiamo davanti a noi, eh. Ora qua intanto prendiamo queste perché raccogliere le gemme, prendiamo le noci gemme e vediamo se c'è qualcosa là, non riesco a vedere cosa ci sia, facciamo così e ci dà abbastanza vicini, non lo so, cos'è quello? Caricando? Sì, via. È morto o non è morto? Per raccogliere i resti.
Non so. Samples of new alien species acquired. Campione di Notable specie features alieni are ignoti, acquisiti, va bene. suggesting it is Abbiamo herbivorous preso il and campione di... però non so dove sia la nostra nave adesso, è un po' lontana. Qui cosa c'è? Ferro, anche qua c'è del ferro. Conservi i resti, certo. Conserviamo i resti perché ci possono servire, ragazzi. Attenzione, qua mi sembra abbastanza... Qui cosa c'è? È sempre... Abbiamo tutto ferro, però. Io sto cercando del rame e qua c'è del ferro dappertutto, eh. Vediamo come trovare il rame. Questo cos'è? Ferro. Allora, probabilmente... la nostra astronave dove cavolo è? Ah, è l'hub, è là. Ah, è segnato là in fondo, là. Molto bene. Facciamo così, vediamo se c'è qualcosa qui in giro per capire anche come si fa a capire... Allora, vediamo qui attorno, Non sembrerebbe che non ci sia poi niente, ma... non lo so, vediamo. Certo, ragazzi, il paesaggio è la fine del mondo, andiamo di qua perché torniamo indietro un attimino per capire. Perché come faccio a capire esattamente il materiale? Ora premi F per entrare in modalità di mantenimento, va bene. Tieni premuto V per mostrare il reattore di risorse. Lo tengo premuto. Se lo tengo premuto. Ok. Ricerca per rame. Ah, ragazzi, adesso ci siamo, Rame. Ah, ok. Rame di là. Il rame lo abbiamo là in fondo, quindi 190 metri, non è neanche tanto lontano. Io che andavo in giro come un coglionazzo, quindi tenendo premuto, ragazzi, abbiamo capito che si sceglie cosa cercare. Il rame là in fondo, per cosa c'è? Ah, foglie. Ok. Facciamo ancora così, vediamo dov'è che era. Ok, di là. Probabilmente bisogna andare. Ah, qua c'è qualcosa. Ok, 90 metri, quell'altro è più in là. 90 metri, quindi probabilmente qua c'è c'è rame. Esatto. Foglie. Oh, qui prendiamo questo, ragazzi. Allora, dov'è il rame? Ah, è qua, è sopra qua o dietro? Qua non c'è altro. Cos'è quella roba? Cos'è? Andiamo a vedere. Tutto mi incuriosisse, ragazzi. Tutto mi incuriosisse. Cos'è questa roba? Ah, non posso prenderli questi. No, non posso prenderli. Cosa c'era qua che ho visto? Ah, le foglie. Io uscirei da qua, E non è che poi mi intrigo, va bene. Usciamo da qua, ci vediamo con calma queste cose. Abbiamo detto che... praticamente... Allora, abbiamo detto che è là... 94 metri, quindi passare dalla parte di là. Come si passa di là, ragazzi? Adesso vediamo se riusciamo in qualche maniera. Probabilmente da qua, allora. Tanto il nostro hub è là in fondo, però. E cerchiamo di avvicinarci all'hub, no, siamo troppo lontani e non va mica tanto bene. Facciamo così. Ok, qua sopra, vediamo. C'è qualcosa anche in là, Ok, allora andiamo in là. Almeno siamo sicuri che vicino a casa, vicino al nostro hub, c'è qualcosa. Cos'è sto rumore? Va. Sento rumori strani per saltare, così, vero? Esatto.
Ah, possiamo saltare anche in su, ottimo, eh. Salvataggio, va bene, me lo fa in automatico, salvataggio. Ah, allora, ricominciamo e cerchiamo adesso da questa parte, vediamo se è più vicino, eh. Allora, ok, no, non è molto vicino. Ah, ok, 400 e questo invece 150. Dai, andiamo di qua che non è tanto lontano, eh. 150, tanto prendiamo anche questa robetta qua che ci fa comodo e che ci piacciono, eh. Ok, 150, 108, va bene. Qua dietro dovrebbe essere, prendiamo tutto. Cos'è sto rumore? Ah, Madonna, è qua, non l'avevo visto. Allora, vediamo qua la distanza. 60 metri. 60 metri, possiamo anche fare una cosa così. Cosa c'è per terra che mi faceva vedere? Ah, l'erba. Ok. Sono erbivori, non sono pericolosi questi per il momento, eh. Sono erbivori, non sono pericolosi. Dov'è il rame? 34 metri. Ah, è questo? Ok. È rame. Quindi qua è tutto rame. Oh, Madonna. Dove è andato tuo stronzo? Va bene, l'abbiamo fatto fuori. Torniamo là perché dov'è che va? Ah, dove c'è qua? Per accogliere. Ah, ok. Perfetto. Qua, perfetto. Torniamo qua. Allora, se io mi piazzo qua, posso mettere il rame qua? Probabilmente sì, eh. Quindi facciamo, dobbiamo cambiare, fare così. E mettere la trivella nella nostra mano, ovviamente così poi riusciamo e ci piazziamo una trivella qua, eh. La mettiamo qua, dovrebbe uscire più. No, 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 no. Devo cambiare aggeggio. Fermati, torna indietro. Ah, il mouse, scusate, devo metterla col mouse. Dovrebbe raccogliere, vediamo. Ok, sembra che raccolga il rame. Va bene, perfetto. Io ne metterei un'altra allora. Ne metterei un'altra qua, perché qua è bello. Qua ce n'è tantissimo, eh. Qua ce n'è tantissimo. Piazziamola qua. Andiamo un attimo indietro. E prendiamo tutto il rame che ci serve qua, più possibile. Dov'è la nostra base? Adesso il nostro hub deve essere qua in zona, eh? Dovrebbe essere dalla parte di là, dove. Eccolo là, il nostro hub è là. Quindi vediamo di raccogliere tanto tutto quello che ci può dare. Vediamo, eh. Ce ne sta dando, prendiamo tutto, 35. Ragazzi. Questo è tanto, eh. Questo è quanto, bisogna prendere altro rame, prendiamo dall'altra parte a prendere il rame dall'altra parte, vediamo quanto ce ne sta facendo anche di qua. E lo prendiamo e poi torniamo dopo, nel frattempo
Il problema, ragazzi, è come fare a automatizzare in maniera che la roba arrivi da noi. Dobbiamo capire anche questo. Intanto, ragazzi, svuotiamo tutto il rame che c'è qua. Se lo prendiamo tutto, facciamo un'altra capatina di dietro. Eventualmente ce n'è rimasto ancora un po' da prendere anche qua. E girarci, ragazzi, con mouse è abbastanza. Bisogna imparare. Io non sono molto pratico con questi giochi. Non è che faccio spesso questi giochi. 29, molto bene. E adesso andiamo verso la nostra base, che dovrebbe essere, vediamo, dalla parte, dov'è? L'ho persa, ah, eccolo là, perfetto, quindi andiamo di qua, magari prendiamo, facciamo un altro giretto qua, ce ne sono 25, li prendiamo, vai. Non so quanto, che capienza, che capacità abbiamo noi, ragazzi, andiamo a toccare il nostro inventario. Non lo so la capacità che abbiamo, io qua sto raccogliendo un po' di tutto. Abbiamo preso anche noce argentata, abbiamo preso delle bacche, va bene, andiamo verso la nostra base, che dovrebbe essere adesso là, non so a che distanza, ah, forse facendo così vediamo la distanza della nostra base. Non lo so, non me lo fa vedere. Andiamo a piedi. Ok, abbiamo anche in là. Ah, la nostra base è qua, Beh, non è poi tanto lontanissimo. Prendiamo qualcosa che vedo anche qua, ragazzi. Vedo intanto altra roba da prendere. Qui forse le abbiamo già prese. Sì, qua mi prendo tutto. Andiamo dall'altra parte. Le abbiamo prese queste, ok, andiamo, ok, qui abbiamo la nostra roba, vediamo cosa abbiamo raccolto qua. Ah, è fermo perché ovviamente una volta che si riempie 98 100, ah, ok, si ferma, quindi arriva a 100 poi si ferma, Quindi prendiamo anche qua tutto quello che abbiamo, premi, prendiamo tutto e torniamo indietro, perfetto. Adesso io non so se riesco a mettere tutto quanto, ragazzi, andiamo di qua che si può entrare. Ok, se io metto tutto nella cassa, te lo fa usare oppure la cassa non è collegata? Facciamo una prova, facciamo una prova perché non vorrei mai, vediamo, la cassa è questa, quindi mettiamo... Abbiamo della cassa, abbiamo già della roba della cassa, abbiamo anche dei lingotti di ferro. Allora facciamo così, mettiamo tutto nella cassa, perfetto, e a questo punto questo cos'è? Per lo zapper ci serve a noi, fatemi vedere se ho perso lo seno zapper. Infatti non ce l'abbiamo più, no, se lo zapper, ragazzi, non va messo nella cassa assolutamente. Lo riprendiamo subito, lo rimettiamo là. Tutto il resto, rette di cinghiale, il carapace di un cinghiale alieno utilizzato per le ricerche, rete MAM, va bene, poi faremo anche delle ricerche. Allora, nel frattempo torniamo un attimino qua, rimettiamoci, abbiamo già il nostro... Sì, abbiamo già addosso, perfetto. Io adesso vado qua per costruire qualcosa, mi fa costruire o mi dice che non ho la roba con me? Vediamo. No, non mi fa fare nulla perché vuole che io prenda indosso la roba, abbiamo capito. Abbiamo capito, quindi prendiamo a questo punto tutto, prendiamo un po' di roba. Prendiamo un po' di roba, facciamo così. Prendiamo, allora, questo è ferro, e poi abbiamo i lingotti di ferro, va bene, piastre di ferro, i tubi, questi cosa sono? Legname, va bene, foglie, lasciamo tutto lì, rame, 100 di rame, ok. E altro materiale di ferro, materiale di ferro, vabbè, materiale di ferro si può usare per usare i lingotti, quindi i lingotti li facciamo così e andiamo di qua. Allora adesso vediamo un po' quello che bisogna fare
con il rame, no? Se ricordate bene, il rame ci serviva per fare qualcosa. Allora, eccoli qua, lingotti di rame. Mi sembra che possiamo farne un tot. Quanti possiamo farne? 100? E ne facciamo 100. Ne facciamo anche meno, ragazzi, però intanto ne facciamo un po' perché poi ci serviranno sicuramente i lingotti di rame, come di ferro, eccetera. Ragazzi, scrivete pure nei commenti cosa ne pensate di questo gioco, bisogna, se vi gusta, adesso siamo all'inizio, ovviamente vedete quello che sto facendo, ma io faccio passo passo, non voglio fare, non voglio saltare nulla, non voglio fare tagli come fanno tanti che poi non capite perché fanno questo, non capite perché hanno trovato quello. Io ragazzi non taglio nulla, faccio tutto praticamente in maniera che poi si riesca a vedere quello che serve. Abbiamo fatto un po' di rame. Mi sa che possiamo fare anche dell'altro, possiamo farlo anche tutto volendo. Adesso devo capire come fare a fare le cose senza rimanere qua a rompermi i maroni, cioè nel senso a fare qualcos'altro. Devo anche imparare questa cosa. Se automatizziamo tutto, impareremo. I consigli sono appena accetti, sappiate che sono soltanto all'inizio, quindi ovviamente ho tutto da imparare. Ho tutto da imparare, fatemi vedere una cosa qua, devo sistemare questo, facciamo così, perfetto. Ok, e abbiamo fatto tutti i nostri 100, i nostri affari qua. Abbiamo 59 di questo, 42 di questi qua, vediamo. Lingotti di ferro, possiamo farne degli altri. Ovviamente con la barra della spaziatrice ci può far partire direttamente. Con la barra si spegne e si riparte con la barra, molto semplice. E poi comunque sotto è tutto scritto, seleziona, aggiungi, fabbrica. Devo capire come fare. Space, spazio fabbrica, chiudi ESC, tieni premuto il pulsante sinistro del mouse per il pulsante fabbrica. Ok, uguale. Aggiungi l'elenco delle cose da fare, seleziona. Ragazzi, cerchiamo di capire un attimino come siamo messi qua. Vabbè, il ferro, abbiamo tanti. Vabbè, dai, su via, siamo quasi arrivati a 100. Fermiamoci e adesso ci vuole del filo, se non sbaglio. Quanto filo? Non mi ricordo più. Quindi facciamo così, ci giriamo e guardiamo un attimino che cosa serviva per andare avanti. Lettera E, ovviamente. E allora, piastra di ferro. Va bene, se io faccio così, ce le mette. Bisogna fare i rotoli, 20 rotoli, no, non ce li ho. I rotoli si fanno sul banco di lavoro, quindi mi devo tornare fuori, mi rigiro, banco di lavoro, 20 rotoli vuole, va bene. Facciamo 20 rotoli, ragazzi, forse anche qualcosina in più, ma non è un problema, vai. E ci facciamo i rotoli necessari per fare l'aggiornamento dell'Hub 3, no? Così andiamo avanti, eh. Oh, sono già 34, 38, basta, fermiamoci, sono già tantissimi. Torniamo indietro. Ci giriamo ovviamente col mouse così, lettera E come seme per entrare dentro. Eccoli qua, clicco due volte qua e lui mi prende quelli che mi servono. A questo punto ragazzi, ok, migliora l'hub. Ok, tutorial completato, miglioramento 3. Upgrade 3, interior furnishing completed. The constructor can produce simple parts and power poles allow for the expansion of the power grid. When you make the inevitable Ah, possiamo mistake, fare i fix pali its elettrici. dismantling feature is designed to salvage all resources used during construction in line with our zero waste Con policy. smantella si We understand recuperano that i fix-it materiali. pioneers are only human and thus prone to error. Next Capiamo che objective, i pionieri sono complete power umani, quindi upgrade commettono 4. errori. Grazie Ada, molto gentile. Allora, obiettivo orientamento 8, completa il miglioramento Hub 4. Le strutture di produzione come il costruttore funzioneranno solamente se sono collegate a una fonte di energia tramite una linea elettrica. I pali elettrici possono essere usati per collegare più strutture, giusto? Consigli: tutti i dati sugli schemi, sulle strutture e sui messaggi vengono conservati nel codex. Per aprire il codex premi lettera O.
ragazzi, cos'è il codex? Ah, ok, qui c'è un menu. Componenti, ah, ti fa tutto l'elenco di quello che abbiamo. Perfetto, ferro, ok. Come si fa l'ingotto di ferro? Si fa dal ferro. Come si fa il filo? Si fa da perfetto, si fa vedere tutto, eh. Il lingotto di rame si fa ovviamente dal rame. Molto bene, il calcare si fa dal calcestruzzo. Il calcestruzzo, cioè, vabbè, abbiamo capito. Le viti? Oh, ragazzi, qui c'è da fare un sacco di roba. Equipaggiamento, vediamo. Abbiamo per adesso lo Xeno Zapper e abbiamo la trivella portatile, ne ho fatto già abbastanza. Strutture, ragazzi, hub, banco di lavoro, officina, fonderia, linea elettrica, costruttore e palo elettrico. Ora bisogna fare una, probabilmente una linea elettrica, una fonderia. Dai, forza, con calma, torniamo indietro, guardiamo, perché c'è già appunto esclamativo qua, vediamo cosa vuole. Ah, perché c'è da fare questo miglioramento. Ah, nastro trasportatore, questo è, mi sa che mi sia importante il nastro trasportatore. Probabilmente dopo possiamo portare tutta la roba qua, non lo so. Palo per il nastro trasportatore, ragazzi, sono cose molto molto importanti. Cosa ci vuole qua? 75 di piastre, va bene. 20, cosa sono queste? Ah, cavo, si fa con il filo di rame, perfetto. E calcio estrusso, calcio estrusso si fa sul banco di lavoro? Diamo un'occhiata anche al calcio estrusso. Chi è che è passato di qua? Madonna, questi esseri qua sono gigantissimi. Allora, ragazzi, niente, qui bisogna lavorare sodo. Ragazzi, io adesso vi saluto, perché l'episodio, insomma, io adesso farò un sacco di lavoro, farò tanto materiale, ragazzi, che voi neanche immaginate. E nel prossimo episodio costruiremo le cose essenziali. Per ora io farò solo materiale, quindi ragazzi, tranquilli, non vado avanti da solo. Anzi, se volete lasciare un pollicione in su, lasciate un like, fa piacere, aiuta il video a essere più visualizzato. Se non siete iscritti al mio canale, sapete cosa potete fare? Iscrizione, costa niente, attivate la campanella per essere avvisati col video. Ragazzi, mi sta gustando tantissimo questo gioco, non so se a voi piace. Si chiama Satisfactory e siamo su un pianeta sconosciuto, mezzo flora e fauna, e dobbiamo costruire, ragazzi, trovare materie prime. Abbiamo trovato già il ferro, il rame, dobbiamo trovare tante altre cose, costruire tantissimo per progredire, aumentare di livello. Là abbiamo i nostri estrattori, vedete, di ferro. Ne ho messi due per il rame da un'altra parte, che poi, se ricordo dove li ho messi, non li devo prendere, non so neanche più dove li ho messi, ragazzi, quindi li andremo a trovare. Io vi saluto, se vi è piaciuto l'episodio, ragazzi, un like, così capisco che vi piace, un commento, ancora meglio. Lo trovate su Steam questo gioco, ragazzi, non è gratuito, certo, purtroppo, costa qualcosina, 38 euro. Sono 5 anni che era in Early Access e finalmente, da pochissimo, meno di un mese, è uscita la versione 1.0 con la quale stiamo giocando. Ci stiamo ci stiamo divertendo, mi sto divertendo, ragazzi, spero che anche voi vi divertiate. Vi do appuntamento al prossimo episodio, se vi va continueremo a portarlo, altrimenti ci giocherò solo io. Sta anche a voi decidere, datemi un messaggio, qualcosa, un input, e vedremo che cosa fare. Intanto, appuntamento tutti i giorni con gli episodi dei miei gameplay sul mio canale, alle 12 e alle 17 ogni giorno, live 21:30 sabato sera. Ragazzi, alla prossima, Tufo Mix. Ciao.